deviazione piccolo borghese, una depravazione piccolo borghese. Ricordo che Palmiro Togliatti, commentando la delusione di un grande scrittore francese, comunista e omosessuale come André Gide, che aveva, tornando dall'URSS stalinista, aveva scritto un pamphlet molto polemico, commentò in maniera sprezzante che Gide avrebbe fatto meglio a occuparsi di pederastia piuttosto che di Unione Sovietica, perché nella prima materia era un esperto e non nella seconda. Cioè, moralismo e ragion di Stato. Per me, diciamo, è stato importante combattere, avere lo spazio per poter affermare le mie idee, le mie opinioni. Non posso dire di aver vissuto come prigioniero di una marginalità. Certo, ho creato molti problemi, tante volte. Tuttavia, quel partito ha saputo accogliere le parole che maturavano dentro di me, perché era anche il dramma era anche comunicare correttamente, imparare a capire che cosa volevo comunicare. Cioè, volevo comunicare nulla di pietistico, volevo comunicare la pienezza di un diritto di cittadinanza e la pienezza di una soggettività, ma ci sono voluti molti anni per impararla, questa parola, questo vocabolario, per padroneggiarlo. E nel Partito Comunista è potuto accadere che uomini come Enrico Berlinguer, come Alessandro Natta e poi la generazione successiva, quando si è rotto il muro più spesso e più duro del muro di Berlino, del pregiudizio e del moralismo, diciamo, della tradizione comunista, beh, in quel momento hanno avuto il coraggio di spingere l'intero corpaccio del partito ad affrontare progressivamente queste questioni. Uno come me ha potuto diventare membro del comitato centrale del Partito Comunista Italiano. Dietro di lei c'è una bandiera arcobaleno che ha due significati notoriamente. Quello che un po' tutti conosciamo, anche per la scritta che vedo sopra, pace, è la bandiera dei pacifisti, però simboleggia anche la battaglia omosessuale nel mondo. E secondo lei, a questo punto, anche dopo aver visto quel che è successo di recente del massimo organo deliberante del Partito Democratico, c'è ancora molta strada da fare per sancire una legislazione nazionale per le unioni gay? Guardi, io le voglio dire perché ero molto arrabbiato nei giorni in cui governava il centro-sinistra e si parlava di riconoscimento delle coppie di fatto. Perché all'inizio si usò un acronimo, PAX, per dire che intendevamo mutuare dalla legislazione francese una norma che consentisse quel riconoscimento. Poi non si disse più PAX e venne fuori IDICO, che erano una specie, diciamo così, di restringimento. Era curioso quell'acronimo DICO, perché non diceva molto, dico e non dico, perché alludeva al fatto che si trattava di trovare un compromesso che consentisse di soddisfare un'esigenza che si capiva matura in tutto il mondo, ma senza turbare troppo oltretevere, senza aprire nessun tipo di contenzioso con le gerarchie ecclesiastiche. Io le devo dire la verità. Io volevo un dibattito a viso aperto, alla luce del sole, senza nasconderci dietro gli acronimi, dicendo le parole per intero, perché in quelle parole ci sta la vita di molti, i sentimenti di molti, i progetti d'amore di molti. Io non voglio essere ridotto ad un acronimo e preferisco perderla una battaglia, ma farla, piuttosto che essere stritolato dentro una mediazione estenuante. Lei oggi dice, io sono contento che Pierluigi Bersani dica... Il divorzio si chiama divorzio, com'è? Il matrimonio si...
Lei dice il matrimonio si chiama matrimonio, il divorzio divorzio e la separazione separazione, tutto ha un nome. Per noi c'è la necessità di una cortina fumogena, lei dice, per cui si devono chiamare Pax, dico, con acronimi che non vogliono far capire cosa significano. Io credo che stiamo ormai comunque, diciamo, dentro la consapevolezza politica generale, che è una immensa vergogna ed è un grande scandalo non regolamentare la vita di coloro che hanno condiviso e che condividono progetti affettivi, le cosiddette unioni di fatto. Per quello che mi riguarda, però, io oggi non penso di aver diritto a mezzo diritto. Voglio un diritto intero, voglio un diritto uguale. Per quello chiedo il matrimonio gay. E il matrimonio gay, realisticamente, è una parola d'ordine, l'indicare il sol dell'avvenire o una possibilità reale in Italia? Lei sa benissimo quali sono gli ostacoli di ogni tipo, non solo da oltretevere, dalla Chiesa Cattolica a questo riguardo. Io credo che è maturo nella coscienza dell'opinione pubblica, è un dibattito che ha attraversato qualunque società. Noi che abbiamo talvolta su queste questioni standard di diritti civili che fanno più propendere all'immagine di una repubblica islamica che non di una moderna democrazia laica e occidentale, noi oggi non possiamo non assumere la rivendicazione per come viene proposta. Il presidente americano Barack Obama, sul fronte dei progressisti, ma tanta parte della destra angloamericana, sostengono che il tema è la pienezza dei diritti di cittadinanza e quindi diritti come quelli del matrimonio gay. Io penso che bisogna parlare di questo, che non bisogna aver paura di prospettare le modifiche necessarie per raggiungere questo obiettivo. Guardi, nulla di più falso dell'idea che un gay possa rappresentare un attentato alla famiglia tradizionale. Tra l'altro, nella vita reale, le persone omosessuali, tutte quelle che io conosco, sono persino esageratamente familisti. Si portano il groviglio dei sentimenti delle relazioni familiari sulle proprie spalle. Però mi scusi, amano Vendola, le proprie famiglie. Nikki, e sognano Vendola di poter costruire delle famiglie. Mi scusi. Ecco, io penso che sia importante parlare di questo, non sto mettendo una bandierina, ecco, Mentana, però, su questo per me dire questo è molto importante, non sto proclamando un comma di un programma elettorale pensando che mi può far prendere lo 0, qualcosa in più, perché non mi frega nulla di questo. Ne ho piena coscienza. Lei descrive però l'universo gay, questo è importante dal mio punto di vista, come un universo molto simile a quello che noi immaginiamo per il resto della popolazione, cioè devoti al senso della famiglia, alla monogamia. Mentre invece si è invalsa, lei lo sa, anche nel passato recente, un'immagine della popolazione gay che è quella da gay pride, da sfilata, da forte promiscuità, da forte alternatività. È un'immagine che ha nuociuto alla causa del movimento gay? Ma l'immagine dell'eterosessualità che è derivata da 15 anni di berlusconismo non mi pare che possa essere, diciamo, confezionata come adeguata al Family Day. Ci sono certo due processi in atto. Ci sono due processi penali in atto a Milano, sì, su ma questo. Io non mi interessa la materia giudiziaria, non mi interessa per nulla. Mi interessa il fatto di costume. Quei politici che erano in prima fila nella presenza al Family Day e che poi lo festeggiavano a suon di prostitute e cocaina in qualche albergo di lusso. Cioè l'ipocrisia, ecco, io dico che noi dobbiamo abbattere questo muro dell'ipocrisia, della schizofrenia tra vizi privati e pubbliche virtù. Stiamo parlando della vita delle persone. Ora, le persone etero, le persone gay possono avere stili di vita assolutamente disdicevoli, possono fare le scelte. Io non sto parlando di questo, sto dicendo che una coppia gay è una coppia etero, che una famiglia etero è una famiglia gay,
devono poter condividere doveri e diritti in una società pluralista. E su questo, se mi posso permettere, sono d'accordo anch'io. Tra poco noi vedremo un film che dal suo punto di vista e più in generale, forse anche per aprire gli occhi sulla realtà del mondo gay, è un film che può essere importante, L'amore e basta. Noi ci dobbiamo solo fermare e poi ho le ultime due domande da farle, tra poco. Tra poco vedremo il film L'amore e basta. E prima di fare una domanda che introduce proprio al film, le voglio fare un'ultima domanda personale, Vendola. Lei è il rappresentante di un'intera regione, il governatore, il capo dell'esecutivo della Puglia. È un omosessuale, postcomunista, cattolico. Si concilia tutto? Si può conciliare tutto? Ma credo che la vita vera sia molto più ricca e complessa di qualunque etichetta e di qualunque etichettatura. Come dice il poeta, ci sono molte più cose tra cielo e terra di quante non ce ne siano in alcune filosofie dominanti per troppo tempo. Allora, in attesa di sapere se questo poeta è anche qualcosa di più, vediamo di questo film. Lei è anche appassionato di cinema, perché è un film da vedere, per capire di questa tematica qualcosa in più? Ma intanto Stefano Consiglio è un regista straordinario. Ha respirato a casa Bertolucci, dove ha le sue relazioni, dove è il suo nido, la relazione tra poesia e cinema. Ha costruito dei film documentari che sono incantevoli e sconvolgenti, uno per esempio sui bambini, uno sul lavoro precario, e questo che si intitola emblematicamente L'amore e basta. Perché quando si inciampa nella vita reale delle coppie gay, nei loro dolori, nelle loro capriole, nella loro allegria, nella loro spinta ad affermarsi nella società, alla fine, quando si vedono quegli sguardi, si sentono quelle parole, si scopre che anche la parola omosessualità forse per certi versi andrebbe archiviata, perché in fondo quando due persone si amano, l'unica cosa che appare è l'amore e basta. Allora, grazie davvero a Nicky Vendola, che ci ha fatto contemporaneamente da esperto, se mi posso permettere, ma anche ci ha raccontato, aprendosi, quello che è stata la sua esperienza. E ha già detto tutto lui praticamente, quindi a me non resta che dire ai nostri telespettatori buona visione, buon film, grazie.